Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo mini tutorial su un rig per chitarra acustica per il camper. Lo scopo di questo rig è migliorare quello che è il suono che esce direttamente da una chitarra acustica tramite il piezo e il suo preamplificatore per portarlo più vicino al suono e all'headroom di una chitarra microfonata, in questo caso addirittura una chitarra di un marchio diverso. Io sto utilizzando una Crafter PG Rose e come potete vedere dalla scritta porteremo il suono molto vicino a quello di una Martin. Questo rig è il mio primo esperimento per quanto riguarda le chitarre acustiche, gli Acoustic Simulator e l'applicazione anche degli IR per chitarra acustica. Allora, partiamo con il suono dry, la chitarra acustica così com'è, tramite il suo preamplificatore. Come vedete ho tutti gli effetti in bypass, quindi la chitarra esce direttamente dal camper pulita. Adesso andiamo ad ascoltare la stessa chitarra che però passa per il camper e viene rimodellata. La differenza è notevole non solo grazie all'effetto del riverbero ma a tutto il resto. Andiamo a vedere nello specifico cosa ho fatto. Ok, iniziamo dalla sezione stack. Ok, come amplificatore ho utilizzato semplicemente un acoustic simulator, un file che mi è stato praticamente regalato. Andiamo a togliere EQ e cabinet e abbiamo solamente l'amplificatore. Sentite che è un pochettino anche fin troppo gonfio. Andiamo a vedere i parametri. Allora, definition a 4,8, perché rispetto a un parametro 0 mi aiuta a distinguere meglio le corde. Ok, il resto l'ho lasciato a 0. Ok, ho lavorato un po' sul clarity, sempre per un discorso di chiarezza. Ok, ho lasciato gli altri parametri un po' come erano, ho aggiunto il direct mix, infatti il suono sarebbe questo, quindi molto trasformato. Gli ho aggiunto il suono diretto della mia chitarra. Ok, dopodiché per quanto riguarda l'equalizzatore ho spostato qualcosina, però il tutto in realtà è stato fatto dopo aver lavorato sul cabinet. Come sentite, l'IR, cioè l'impulse response che ho importato, è estremamente efficace. Ok. In realtà l'impulse response addirittura di un piezo, però l'effetto headroom per me è notevole, anche perché sommandolo con il suono della chitarra mia è una cosa che mi è particolarmente piaciuta. Ho lavorato sul light shift e low shift per aumentare leggermente la pancia della chitarra e tirare su qualcosina sul frizzante degli acuti. Questo penso dipenda però da come pre-equalizzate la chitarra e da che tipo di chitarra avete, se è economica o se non lo è. Andiamo a vedere nella sezione stomp che lavoro ho eseguito. Ho messo uno studio equalizer che mi rinfresca leggermente la chitarra in alto. Mi fa
poi un notch sui 123 Hertz che, provando così con le casse ad alto volume, mi faceva innescare la chitarra, quindi un buco sulla frequenza più fastidiosa che c'era. Ok, infatti vedete che il Q è abbastanza spinto. Ho rinforzato leggermente i medi perché mi risultava troppo scavata. Esagero un attimo. Anzi, magari qui si sente meglio. Ok, l'ho tirato su un attimino. E poi basta, l'equalizzatore mi è servito solamente per questo. Invece, sul B, ho messo un soft shaper. Ok, cos'è un soft shaper? Facciamo finta che è una specie di distorsore, ok, che però lavora sulla forma d'onda, quindi un qualcosa di estremamente digitale. Mi serve per recuperare un pochettino il frizzante delle corde. È messo molto molto basso, lo faccio sentire esagerato, ok, sentite che tipo di effetto fa, e l'ho messo basso. Proprio per dare un po' di qualcosa di metallo, che non fosse però una distorsione, perché porterebbe delle armoniche che non mi interessano. In più ho preparato su C un treble booster, ok, impostato, vi faccio sentire la frequenza su cui lavora, quindi un medio alto abbastanza insidioso, ok, che va a intervenire leggermente più tardi della nota. Cosa significa? Il ducking non è altro che una specie di miscelatore o di ritardatore dell'intervento, a seconda di quanto suono c'è. In questo modo, ok, tarato a più 0,4, il ducking cosa fa? Mi prende la prima parte della nota che suono, la lascia andare, e dopodiché aggiunge l'effetto mano a mano che la nota cala. Ve lo faccio sentire in modo esagerato. Sentite che interviene dopo. Sentite questa frequenza che interviene dopo. Allora, ho mixato molto poco l'intervento, il ducking avevamo detto 0,4. Cosa serve? Serve per far sentire meglio le parti alte, o ancora meglio per quanto riguarda gli assoli. Invece di alzare il volume, cambiamo le Q. Ad esempio, ok, quindi fa venire fuori un pochettino quella puntina che ci serve per emergere. Finiamo con la parte effetti. Abbiamo come primo effetto un enfatizzatore della stereofonia. Anche qui ho usato il parametro ducking. Allora, esagero un attimino l'intensità. Allora ve la faccio sentire dritta. Sentite che ci sono una parte del suono su un orecchio e un'altra parte delle frequenze su un altro. Tra l'altro il parametro tune va a cambiare questa frequenza. Io ho preferito lavorare sui medio bassi, poi in live eventualmente lo perfezionerò. Il ducking messo un pochettino praticamente dopo lo zero, cosa mi farà fare? Farà partire il suono centrale e lo sposterà poi di lato. Se avete le cuffie potete notare questa cosa, posso esagerarlo leggermente. Sposto anche la frequenza magari per... Ok. E questo mi serve per avere un po' di centralità mentre faccio le parti un pochettino più picchiate, e quando la chitarra va in decadimento di volume va ad ampliare un po' la stereofonia. Ovviamente l'intensità l'ho abbassata perché è una cosa molto delicata e l'ho voluta fare appena appena. Ho messo un riverbero che
messo una large room. Cosa vuol dire? Vuol dire che si comporta come una stanza grande. Non ho usato molto le frequenze acute, ho leggermente chiuso mettendo una banda passante non larghissima e portando indietro la frequenza centrale di questa banda passante, ho chiuso leggermente le frequenze acute per non avere quel frizzio esagerato. Ok, e l'ho messo al 15% di intervento. E attenzione, ho messo questo parametro qua. Questo serve perché il delay, una volta che lo inserisco, entri leggermente anch'esso nel riverbero, altrimenti sono come due effetti separati, non è piacevole. Inserisco anche il delay. Ok, ricordo sempre che se voglio posso usare il tap. Altra cosa che vorrei mostrarvi è sul delay, che ho usato un dual delay, una preimpostazione del Camper, l'ho modificata e potete sentire i colpi che vanno a destra e a sinistra. Ho tolto il parametro feedback sync per il semplice fatto che essendo un delay più corto dell'altro, perché uno lavora a 4 sedicesimi, 1 a 8 sedicesimi, mi usciva che praticamente quello più corto durava di meno. Okay. Facendo così invece li ho un po' equilibrati, quindi ho tolto feedback sync. Ho fatto un piccolo taglio sulle basse, un taglio sulle acute, ok. La stereofonia al massimo, ma lavorava benissimo anche a 100. E poi ho messo un po' di modulazione per quanto riguarda come avere un piccolo chorus all'interno del delay. Ok, e il parametro snare, che gli dà un po' di quella morbidezza lì, e l'ho voluto aggiungere, insomma, una scelta puramente personale. Ultimo, ho messo anche un chorus. Anche il chorus ha un crossover che gli cambia un pochettino l'effetto finale. Io ho scelto una frequenza medio-bassa. Vi faccio risentire la chitarra con gli effetti. E questo è il mio primo esperimento su questo settore. Nella descrizione metterò anche il rig da dove potete scaricarlo. Buone sperimentazioni, buon lavoro, e se avete consigli o eventualmente critiche scrivetemi pure sulla mail che è sempre scritta sotto. Grazie a tutti per aver visto questo video e buona musica.